tutti! Siamo in procinto di partire per Amsterdam e ho deciso di vloggare giornalmente. Non so quando caricherò i video perché, non so, dipende anche un po' se lì abbiamo una connessione decente, se abbiamo il tempo di montare i video, eccetera. Comunque, a parte questo, sto finendo di impacchettare tutta la mia roba e, però, cioè, in realtà è tutta qui. E poi mia sorella e il suo fidanzato portano me e Vito, oggi sono nel buio, portano me e Vito in aeroporto e dobbiamo passare a prenderlo semplicemente e poi partiamo e sono ultra mega felice e niente, spero che vi piaccia questi diari di Amsterdam, vi piacciono. Tra l'altro né io né Vito siamo mai stati ad Amsterdam e quindi è per questo che siamo così ultra mega felici, perché non so, è una di quelle città a cui sinceramente non ho mai pensato come meta di viaggio. Poi quest'anno, non lo so, ho visto delle foto così e mi sembrava stupenda e allora abbiamo deciso di prendere e partircene per 4 giorni. Praticamente partiamo venerdì, oggi è venerdì 29 luglio e torniamo il 2 agosto e speriamo che sia una bella vacanza. Siamo in aeroporto, siamo per partire, in realtà manca ancora un sacco. Abbiamo la bomba con noi. Siamo pronti quindi per far esplodere caselle. Comunque, no, siamo riusciti a imbarcare i bagagli, quindi step 1 compiuto. E adesso ci facciamo un giro, non che a caselle... Ma perché è tutto buio? Non che a caselle ci sia granché da fare, però... Ci giunti! Andiamo da giunti, andiamo in libreria. Noi andiamo in libreria solo nelle stazioni e negli aeroporti per passarci il tempo. C'è chi non lo fa neanche nelle stazioni e negli aeroporti. Il mio rossetto se ne sta già andando, perfetto. Ha visto il negozio della Juve, quindi è partito come i cani. Questo è un segno. Quando puntano la preda. È un segno che devo comprarmi la maglia blu di Dani. No. Io te lo vieto. Comunque abbiamo comprato un libro a testa. Io ho preso Orgoglio e Pregiudizio perché l'avevo letto al liceo, non me lo ricordo più. Io ho preso Dr. Sleep di Stephen King, che è il seguito di The Shining, quindi horror. Ve lo leggerò anch'io magari, vi farò sapere com'è. Ragazzi, siamo sull'aereo e fortunatamente siamo abbastanza verso il fondo, non so se vedete l'ala. In questo modo, se l'ala dovesse prendere fuoco, noi saremmo comunque abbastanza coperti, sì. Probabilmente i primi a morire saranno quelli davanti. Quindi bene, fantastico. Potrete seguirci tutti i giorni su Fox, nella serie Lost. È una delle nostre perché serie questo preferite. Questo è il volo Oceanic. Qual è l'errore? 815. Sì, 815, è vero. Mamma mia, che ansia. Voleva pure tatuarseli i numeri di Lost, manco se li ricordo. Patetico. Ma quando volevo tatuare? Forse ero io che volevo tatuarmi. Sì. Poi, come potete vedere, non ho fatto nessun tatuaggio. Dai, spero che le tagli. Siamo arrivati nel nostro albergo, è bellissimo, è uno degli alberghi più belli che abbia mai visto in tutta la mia vita, confermi? Sì, assolutamente. È veramente splendido, adesso vi faccio l'unboxing della stanza e dopo quello dell'albergo perché ne vale veramente la pena. Allora, questa è la porta, si entra, è piccolissima c'è da dire, però è veramente bellissima, praticamente c'è il tavolino, tutto tra l'altro effetto. Non so se è marmo vero, comunque sì, mi sa di sì, tutto in marmo e tutto bianco, tu rivestiti perché non ti... E poi c'è il servizio in camera. E allora, da sto lato c'è il bagno, che tipo in questa doccia, come diceva Vito, ci si può fare una partita di calcio perché è gigante. E cioè, guardate quanto è figo questo bagno. Bellissimo. Di qua c'è il water, è tutto piastrellato nero, stupendo. E da questo lato c'è la doccia, levati da lì. Mi sto rivestendo. E da quel lato lì, ecco così ve la vedete tutta, c'è la stanza, guardate quanto è carina, è veramente splendida, di qua c'è una bella vista sul cortile, e
niente, raga, cioè io sono innamorato. Sono veramente innamorata di questa stanza. C'è un quadro. Guarda, c'è il pallone. Piano! Quello costa più di te, probabilmente. Wow, cioè io sono veramente estasiata. C'è anche un quadro post-realista. E dopo vi facciamo vedere l'albergo perché è troppo figo. È molto bello. Ma guarda che luce fantastica qua. Io dovrei farli qua i miei video. Trasferisci. Dai, va bene. Allora, questo è l'albergo. È immenso. Ci cioè, sono solo due piani, ma sono immensi i piani. E i corridoi sono così. Cioè, guardate quanto è inquietante. Inquietante, inquietante, c'è da dire. Bellissimo, sarebbe un bellissimo set per un video. Apre. Prova a indovinare. Sì. Come i miei burritos. Ovviamente per inaugurare la prima cena ad Amsterdam abbiamo deciso di pranzare, no, di cenare con qualcosa di molto caratteristico della città, ovvero messicano, i burritos. Li adoro tantissimo. Questa è Piazza Dam. Questi siamo noi in Piazza Dam. Piazza Dam è chiamata così in onore del DAMS, una facoltà per i ragazzi che non hanno voglia di studiare. E noi siamo tutti grati all'Olanda per aver creato questa facoltà. Esatto, questi giovani, intraprendenti. Infatti qua tutti si fanno le canne, non è un caso. Anzi, adesso andiamo a cercare un coffee shop che si è fatto tardi e Gaia vuole farsi una canna a tutti i costi. No, adesso ci siamo fatti un bel pezzo a piedi e ora torniamo verso l'albergo, anche perché ci metteremo un po' a trovare la strada giusta e dobbiamo fumare la guida per forza. Sì. E niente, adesso ci appropinquiamo all'albergo. Comunque non so in che ordine caricherò questi video, quindi potreste tipo vederli tutti nello stesso giorno oppure uno un giorno e uno la settimana dopo, quindi niente, sappiate questa cosa. Oh, ci sono sti cazzo di lavastrade che ci stanno inseguendo praticamente. Noi ci spostiamo e loro 14 volte loro ci inseguono. Ci inseguono costantemente. Sono degli stalker. Siete tutti stronzi? Tutti quanti? Tutti quelli che attraversano sono stronzi. Metti là. Classico italiano in vacanza. E questo invece è il vicolo in cui verremo stuprati e poi gettati nel canale. Però è bello, vedi, anche un vicolo così apparentemente semplice ha un che di romantico. Per non parlare di quelle piccole casette che vedete sul canale. Lì c'è una molto bella, le luci accese, staranno facendo festa. Veramente, veramente bello. Guardate Gaia. Dai. Cosa c'è? Oh, sono morta. Siamo stati solo 3 ore praticamente. Sì, non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente, sono già stanca. Beh,
Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo gameplay di Shade. Perché lo tieni così? Boh, non lo so, mi piaceva storto. No, allora, siamo alla fine del primo giorno, adesso ci rilasseremo un po', ci guarderemo qualcosa e programmeremo la giornata di domani. Che sarà una programmeremo, bomba. Programmeremo, non so perché sto usando il plurale. Programmerà lei. Farò tutto io. Io non ho nessuna voglia. Tu non sei proprio capace, non hai nessuna competenza in merito, quindi... Io vivo così. E niente, quindi... Non so quando questo vlog andrà... Dai! Andrà online, quindi... Boh! Comunque, vabbè. E se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. E se sei arrivato a questo punto del video, commenta con... Burrito! Che è ancora qui, sul mio stomaco, sul mio pancino. Però era buonissimo. Veramente molto, molto buono. Mica le merde che fai tu. No, no! I don't like you. No! Peace out. No, dillo. Peace out. Fallo più che dillo. Nelle puntate precedenti.